Sera, Ugo. Sera. Beh, che cos'è quella faccia? Volevamo soltanto bere qualcosa. Che cosa volete? Dite pure. Due birre. Spero non siate qui per servizio. È un bel po' che il mio locale è pulito. Sì, lo vedo, è proprio pulitissimo. Beh, è chiaro che non posso scegliermi la clientela. Ma qui non gira niente, né droga né altro. Ah, benissimo. Noi volevamo soltanto bere. E mia nonna alle ruote. Che ci fai qui? Non lo vedi? Guadagna i soldi invece di giocarti. Ma va al diavolo! Al diavolo? Calmala un po', Harry. Va bene così? Adesso fila! Basta! Sei stanco di vivere? Sparisci! Sei matto! È della polizia! Sentito? Passami il telefono, per favore. Derrick, sì? E Schroeder non può andarci? Ah, ecco. Dimmi dov'è. Vicino alla stazione. Dove esattamente? Sì, sì, certo, ci andiamo subito. Chiudo. Sera. Buonasera. Un ragazzo avvelenato, al primo piano. Fate passare, prego. È lì dentro. È stato avvelenato. Forse con quei cioccolatini. Io non servo più. Ho paura di no, dottore. Buonanotte. Notte, sai notte. Chi era il ragazzo? Si chiamava Alvin Auf. 24 anni. Faceva il meccanico, ma non sappiamo quale fosse il suo attuale posto di lavoro. È qui che abitava? Sì, abitava qui, assieme a sua sorella. Che succede qui? Tuo fratello è morto. Achim! Achim! È lei che ha trovato il cadavere? Sì, lui deve aver bussato al muro. Io abito qui accanto e lui bussava sempre quando aveva bisogno di qualcosa. Vi faccio vedere. Così. Mi chiamava e io venivo. Poteva anche arrivare fino alla porta e bussare di lì. Non ce ne sarebbe stato bisogno. La porta non era chiusa. Non era mai chiusa. Mai, ha detto? Credo che avessero perso la chiave, non so quando. E come mai non se ne sono fatta fare un'altra? Era inutile. In una casa come questa non c'è proprio niente da rubare. Così poteva entrare chiunque. Gliel'ho detto. Non credo che per un ladro ci fosse niente di interessante. Quindi può essere stato chiunque a portare quei cioccolatini, vero? Sì, certo, chiunque, è evidente. Andiamo con ordine. Lei è entrato e poi... Sì, e poi l'ho visto sdraiato in quella posizione. Come ora. Rantolava, non riusciva a parlare. Rita, sei arrivata. Alvin è morto. Posso fare qualcosa? Vuole dell'acqua? Come l'ha presa? È lì, seduta sulla vasca da bagno. Sembra che non mi veda e non mi senta. È sempre stata un po' strana. Sì? Che cosa intende dire con questo? Nessuno riesce a capire che cosa ha in testa.
Va meglio, signorina Hauff? È in grado di rispondere a delle domande? Avvelenato? Sì. Pare con dei cioccolatini. Ma non gli piacevano, non li mangiava mai. Questa volta l'ha fatto. Cosa c'era? Lo sapremo presto. Vogliamo andare? Si tenga a disposizione in caso ce ne fosse bisogno. Senz'altro, signori. Senz'altro. Cosa faceva suo fratello, signorina? Dove lavorava? Riparava automobili. Mm-hmm. Lavorava in qualche officina? No, non proprio. Non aveva un posto. Faceva solo dei lavoretti occasionali, lui. Di tanto in tanto perché voleva. Ma allora di che cosa viveva? Questo non lo so. Non gliel'ho mai chiesto. A volte c'erano soldi, a volte non ce n'erano. Non è che lavorare gli piacesse. Non molto. Non ne aveva voglia. E a lei piace lavorare? Ho venduto detersivi per un po'. Dove? Di casa in casa. Il detersivo che vendevo era favoloso. Lavava bene. E io riuscivo a vendere parecchio. Poi però ho smesso di farlo. E perché ha smesso? Perché, perché? Qualcuno mi ha detto che dentro c'era il diavolo, che faceva aumentare l'inquinamento. Ah, e di cosa vive ora? Di che cosa vuole che viva? Se non me lo dice lei. Beh, chi crede che possa aver messo i cioccolatini sul tavolo? Cosa vuole che ne sappia io di questo? Non ne ho idea io. Sa se qualcuno ha minacciato suo fratello? O se aveva dei nemici pronti ad ucciderlo per qualche motivo? No, nessuno in particolare. Se riuscissimo a scoprire la provenienza dei cioccolatini, se qualcuno li ha dati direttamente a suo fratello, o se qualcuno li ha lasciati sul tavolo dopo essere entrato, la vostra porta non è mai chiusa? No. Qui poteva entrare chiunque? Sì. Non era mai successo niente prima di oggi, eravamo tranquilli. La cosa che dobbiamo ancora stabilire e se quei cioccolatini non fossero stati preparati per lei. Per me? Sì. È per questo che le chiediamo di parlarci delle vostre amicizie. Quelle sue e quelle di suo fratello. Noi abbiamo un sacco di amicizie. Cosa volete che vi racconti? Cerchiamo di andare con ordine. Sì? No, non c'è Alvin Hauff. Sì, eccola. Sì? Sì, Achim. Achim, è successa una disgrazia. Alvin è morto. Chi c'è qui? La polizia. Alvin è... l'hanno ucciso. Sì. Sì. Le vuole parlare? Sì, mi chiamo Derrick, lei chi è? Heiderfeld. Joachim von Heiderfeld. E dove abita? Schwanstrasse 11. Che cosa è successo, dice? Non ne vorrei parlare per telefono. Non potrebbe venire qui? No, al contrario, sarebbe bene. Tra 20 minuti, d'accordo. Chi è il signor Heiderfeld? Lo domandi a lui quando arriva. Scusi. Buonasera. 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 Un momento. Mi stanno aspettando. Passi. Oh, Rita. Buonasera.
Ah, buonasera, von Heidelfeld. Sono l'ispettore capo Derrick e questo è l'ispettore Klein. Buonasera. Buonasera. Dove è successo? Venga, è di là. Alvin Hauff è stato trovato qui, in questa poltrona. Aveva bussato a un vicino. E quando il vicino è arrivato, lo ha trovato morente. Morente? Ma com'è successo? Ha mangiato uno dei cioccolatini che stavano su quel tavolo. Ne abbiamo già mandati al nostro laboratorio. E come ci sono arrivati qui i cioccolatini? Non è stato chiarito. La porta! La porta di casa non è mai chiusa. Rimane sempre aperta, giorno e notte. Non c'è una chiave in questa casa. Ma sì, chiunque entra ed esce come vuole. Sì, di questo ci siamo accorti. Dunque qualcuno è potuto entrare qui e lasciare dei cioccolatini sul tavolo. Anche tu potevi mangiarli. Proprio quello a cui siamo arrivati anche noi, alla stessa conclusione. Oh mio Dio. Il colpevole può appartenere sia alla cerchia di amicizia di Alvin Hauff che a quella di sua sorella. Avete individuato qualche sospetto? No, non ancora. E ora posso chiederle qualcosa io, signor Heidelfeld? Sì. Chi è lei? Cosa fa? Io sono biologo. Sono professore di biologia. Harry, ti dispiace accompagnare fuori la signorina Hauff? Venga con me. Possiamo andare in cucina? Sì, certo. No, non tocchi cibi o bevande. Dobbiamo far analizzare tutto. Mi è venuta una sete tremenda. Una birra? Beh, se proprio non ne può fare a meno. Ma solo se è ben chiusa. Crede che volessero uccidere me? Il fatto non è da escludere. Alla salute, allora. Purtroppo sarò costretto a farle domande personali, professore. Me l'aspettavo. Cosa? Cosa si aspettava? Che si parlasse del mio rapporto con una ragazza tanto giovane. Un rapporto che troverà, di certo, insolito, date le circostanze. Già. Mi creda, è insolito anche per me. Io amo quella ragazza. Mm-hmm. Come e dove vi siete conosciuti? Una storia incredibile. All'Oktoberfest dello scorso anno. Era seduta a un tavolo accanto al mio. Quando a un certo punto tutti hanno cominciato a dondolare in qua e in là, lei mi ha preso il braccio e ha cominciato a parlarmi. Mi si è spalancato un universo che non conoscevo, ma che mi attirava e la cui conoscenza avrebbe cambiato tutta la mia vita. Questo mi ha affascinato al di là di qualunque remora. Non so se riesce a capirlo. Sì, credo di riuscire a capirla, ma questo si può definire amore? Sì, certamente. Lo è diventato. Un sentimento che non so descrivere e che non saprei nemmeno come cominciare a spiegare a chi volesse capire. È anche più complicato di quanto finora avessi pensato io stesso. Arriva qui così. Telefona e arriva. Sale in macchina e parte a razzo. Il suo professore? Sì, il mio professore. Lo sa che ha scritto molti libri. Io li ho visti in libreria. Gli ho chiesto di farmeli vedere. Così siamo andati in libreria. Lui ha detto: l'avete l'ultimo Heidelfeld? Ce l'avevano. Non è fantastico? E adesso deve stare attento a non finire sul giornale. Da allora vi siete visti spesso? Quasi ogni giorno. Stasera siamo andati a cena. Dove siete stati? Perché me lo chiede? Non frequentiamo i locali nei quali andavo prima di conoscerla. Non ci si è mai trovata a suo agio, ispettore. Siamo stati in birreria, poi l'ho riportata qui. E perché ha ritelefonato? Perché io le telefono ogni sera per darle la buonanotte. Bene. Ma ora, professore, la signorina Hauff non può restare in questa casa. È chiaro, ci penserò io. Pensa forse di farla trasferire in casa sua? Impossibile, sono sposato. Uh-huh. La porterò in albergo. E adesso che ne sarà della piccola? Per ovvie ragioni di sicurezza dovrà trasferirsi in qualche albergo. Certo, giusto.
Sa che ogni volta che vedo qualcuno salire o scendere le scale, ora io lo guardo con sospetto? Perché potrebbe essere l'assassino. Non crede? Dammi la valigia. Ti porto in un albergo. Non ho nessuna intenzione di lasciarti sola. E così la piccola è sistemata in un albergo di lusso. Eh sì. Che stai bevendo? Bloody Mary. Bloody Mary. Un whisky, per favore. Il professore resta con lei. Dice che non può lasciarla sola adesso. Una relazione molto particolare. Già. È veramente professore? Biologo e di primo piano anche. Ah, sì. Forse lei è meno giovane di quanto sembra, ma non capisco che diavolo possano avere in comune. Sarà un fatto fisico. Lui dice che l'ama, ma poi tiene subito a specificare che è un rapporto più complicato di quel che sembra. Va a sapere cosa intende dire. Grazie. Ricordati che è sposato, Harry. Grazie, dia pure a me, ci penso io. Buonanotte. Buonanotte. Rita, vuoi bere qualcosa? No. Achim? Sì? Quello che ci è successo è spaventoso, vero? Sì. Mi sembra che non sarò mai in grado di rendermene conto. La coscienza di certi fatti si acquista gradualmente col tempo. A cosa crede che serva? Oggigiorno i delinquenti riescono sempre a trovare una strada. Le serrature non bastano più a fermarli. Signor Martin, sì? Io vado al commissariato. Ok. Potrei parlare un momento con lei? Ora, mi dispiace, devo andare. Ho un appuntamento. Questione di un minuto. Vediamo. Bene, sarà meglio entrare da me. State esaminando le impronte digitali nell'appartamento degli Auf? Avrete sicuramente un bel da fare. Ci troverete tutte le impronte di quest'ultimo anno. Non è che facessero grandi pulizie. Venga, si accomodi. Io invece alle pulizie ci tengo. Spero che sia evidente. C'è chi l'impara e chi non l'impara mai. Io questo l'ho imparato da mia moglie, che purtroppo ci ha lasciati. È questa la parete divisoria con gli Auf? Sì, è proprio questa. Lei era in buoni rapporti coi suoi vicini, vero? Insomma, beh, se vogliamo chiamarli così, certo, è impossibile non averne. Loro ogni tanto venivano da me e anch'io a volte andavo da loro. E da loro ha conosciuto un certo professor von Heiderfeld. E chi sarebbe? È l'amico di Rita Auf. Cos'è quello? Un professore? Sì. È un vero professore? Di biologia. Ma guarda. Naturalmente avevo subito pensato che se la passava benino, ma professore non l'avrei immaginato. Le risulta che ci fosse qualcuno contrario a questa relazione? Contrario alla relazione? Naturalmente qui nel vicinato la gente era rimasta sbalordita. Sa, lui veniva qui a prenderla con quella macchina e erano tutti invidiosi. Vuol sapere altro? Io dovrei proprio andare. Sono un po' in ritardo. No, basta così, grazie. Polizia criminale, ispettore capo Derrick. Sì? Desidera? Vorrei parlare con il professor von Heiderfeld. Il professore non è in casa. Sto parlando con la signora von Heiderfeld? No, sono la governante. E la signora von Heiderfeld è in casa? Sì, è in casa. Bene. Allora parlerò con lei. Prego, abbia la cortesia di attendere. Certo. Le faccio aprire. Grazie. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Prego. Buongiorno. La signora von Heiderfeld? No, io sono la governante. La dottoressa l'aspetta. Si accomodi. Voglio attendere qui, prego. Buongiorno, io mi chiamo Derrick. Buongiorno. Sono della polizia criminale. Ho sentito che cercava mio marito. Sì, l'ho chiamato poco fa all'istituto e mi hanno detto che stava tornando a casa. Allora lei è più informato di me. Lei è qui per una questione urgente? In questo caso la prego di attendere, perché non si accomoda? Grazie, molto gentile. Signora von Heiderfeld, anche lei è nel mondo accademico? Sì. Sono stata assistente di mio marito fino a quando ci siamo sposati. Ho abbandonato la professione per occuparmi della casa. Ma la polizia, che cosa può mai volere da mio marito? Informazioni. Indaghiamo su un omicidio. Su un omicidio? Ma davvero? Sì, è stato ucciso un ragazzo. Si chiamava Alvin Hauff. Hauff? Le dice qualcosa il nome? Sì. Qualche volta l'ho sentito. Credo sia il nome di una conoscente di mio marito. Mi sbaglio? No, no. È il fratello di questa... Sì, di questa conoscente di suo marito che è stato ucciso. È incredibile. Cosa? Cosa è incredibile? Come sia semplice ritrovarsi a due passi da un omicidio. Quando si abbandona l'ambiente nel quale si è abituati a vivere. Ah, così lei è dell'idea che suo marito abbia abbandonato il proprio ambiente. Ne ho addirittura la certezza. E non ho mancato di dirglielo molto chiaramente. Ho detto a mio marito: tu stai nutrendo interesse per un mondo che non ti potrà mai appartenere e di cui non conosci le regole. Questa è la classica situazione che porta dei guai. Lei allora sa di questo mondo che frequenta suo marito e sa di Rita Hauff. Mio marito mi ha già informata della sua relazione con questa Rita Hauff. Così apertamente? Noi abbiamo sempre discusso molto apertamente. La trovo una condizione indispensabile, assolutamente, nei rapporti tra gente che voglia dirsi civile. Ah, ecco. Scusi, allora lei è d'accordo? Lei approva questa relazione? Certamente no. Come fa a crederlo? L'ho sempre disapprovata. E quello che è successo sembra darmi ragione. Un omicidio, ha detto. Il fratello di questa conoscente di mio marito è stato ucciso. Col veleno. È stato avvelenato. Ma forse il veleno era destinato alla sorella. Destinato alla sorella? Chi lo può dire? Forse era Rita Hauff la vittima designata. Mio Dio. In che razza di storia quell'uomo si è andato a cacciare? Uno squallido omicidio. Suo marito non le ha raccontato niente ieri sera? Ieri notte? No, ieri sera è dovuto uscire di nuovo molto tardi, in gran fretta. È tornato soltanto stamattina. Aveva già fatto colazione. Ha preso con sé solamente alcune carte per il suo lavoro all'istituto. Sembrava molto stanco, molto pallido. L'ho visto preoccupato, ma non gli ho fatto domande.
Credo che sia lui. Ha altre domande da farmi? Avete figli? No. Chi altro abita in questa casa? La madre di mio marito. Grazie. Dov'è? In biblioteca. Come mai qui? Buongiorno, Ursula. Buongiorno, Joachim. Ho tenuto io compagnia al tuo ospite. Ha raccontato tutto a mia moglie? Sì, sì, sì. Ma soltanto dopo aver saputo che la signora era al corrente della sua relazione con Rita Hauff. Io non ho segreti per lei. Non si addicono allo stile di questa casa. Non ho ancora avuto occasione di raccontarle quello che è successo ieri sera. Lo ha fatto lei? Sì. E la sua reazione? Beh, non mi è parsa molto sorpresa. Ha detto che lei è rimasto, diciamo, invischiato in un mondo in cui vigono regole diverse che non conosce. Ah, ha detto così, eh? Ma si sbaglia. Non esistono mondi diversi. Ce n'è soltanto uno. E quello che ci impedisce di conoscerlo in profondità sono le convenzioni borghesi. Oh, voglio scusarmi. Questo è sempre stato un grande argomento di discussione tra me e mia moglie. Ma torniamo a noi. Come mai è qui? Che c'è di nuovo? Stiamo indagando tra le conoscenze del fratello e della sorella. Ah. Ed è venuto qui? Vorrei conoscere un po' meglio anche lei. Ah, le interessa vedermi dunque nell'ambiente familiare? Sì. Beh, mi ha visto. È più tranquillo? Professore, sua moglie mi è sembrata... Beh, sì, sì, una donna di gran classe. Sì, è vero. È stata anche la sua assistente. La migliore che abbia mai avuto. Dall'idea di avere un grande autocontrollo e un carattere piuttosto forte. La sta descrivendo a perfezione. E trova che la sua relazione sia innaturale. Ah, ma che definizioni ipocrite. Naturale o innaturale. Lei si sta chiedendo se l'opinione che ha espresso mia moglie possa costituire un movente. Sì, è così. Beh? Qual è la sua conclusione? Devo ancora arrivarci. Mi dica se ho capito bene. Lei si è posto una domanda determinante. Ma non sa rispondere. È vero. Ma forse a questo punto potrei aiutarla io. No. Ah. Già. A ognuno il suo lavoro. Buona fortuna. Venga, le faccio strada. Vado a prendere Rita in albergo e la porto a casa. Devo uscire di nuovo. Scusami, non torno a pranzo. Lo dirò alla signora Waffler. Non rimani a pranzo con noi? Non vedi che ha da fare, mamma? Potresti dirci che cosa ti sta succedendo, almeno? Ursula mi ha parlato di un omicidio nel quale saresti coinvolto. Ti darò tutte le spiegazioni, mamma, ma non ora. Io penso di avere il diritto di sapere subito cosa succede. Forse ne hai il diritto, mamma, ma io non ne ho il tempo. La prego, venga con me. Arrivederla. Mi scusi tanto. Questo non è il modo in cui sono abituato a trattare mia madre, ma sono arrivato ormai al limite della sopportazione. Lo posso capire. È in ufficio oggi? Vorrei che ci tenessimo in contatto. Lo vorrei anch'io. Sì? Achim! Sì, sono qui. Sono qui, Rita. Sai, mi sono sentita così sola. Non mi era mai successo in vita mia. È la cosa peggiore, il sentirsi soli. È terribile, ma adesso ci sono io con te. Vieni. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Non ho nessun sospetto al momento, no. Niente di preciso, voglio dire. Vedi, Harry, si tratta di gente molto raffinata che vive ispirandosi a modelli culturali estremamente sofisticati. È difficile muoversi tra loro.
Ma la verità è che questo professore ha una relazione con una ragazza di una estrazione sociale diversa. Questo cosa provoca? Niente, la famiglia lo sa. E lo approva? Approvarlo? No, non arrivano a questo. Diciamo che lo tollerano, ecco. A te che impressione ha fatto la moglie? La dottoressa von Heiderfeld mi sembra una donna molto strana. Vive i cliché che ci si aspetterebbe dalla sua classe sociale. È perfetta, assolutamente controllata. Chi altro vive in casa? La madre del professore. È una vecchia signora con un grande temperamento. Ha molta influenza in famiglia. Ecco le chiavi che ti devo consegnare. La casa è a vostra disposizione. Non c'è altro. Grazie infinite. Ah, che cosa hanno fatto nell'appartamento? Hanno cercato se c'erano impronte digitali. Ah, certo, è naturale. Ma quei signori non erano molto convinti. Non dovresti rimanere qui. Dovresti cambiare casa. Sì, per andare dove? Beh, possiamo pensarci. Quante volte abbiamo detto che ti serve una casa? Una casa per conto tuo. E ora mi pare che sia il momento. Qui hai troppi brutti ricordi. Non ci puoi più vivere. Io qui mi sento a casa. Ora più che mai. No, non ho voglia di cambiare. Pensi che sarebbe diverso se venissi a stare con te? Cosa ne pensi? No, no, non dire niente. Non c'è bisogno che tu mi risponda adesso. Riflettici sopra. Rita. La nostra esistenza non si arresta mai, credimi. Tutto è movimento. Anche il nostro legame è in movimento e cambierà. Questa è solo una fase, ce ne sarà un'altra e poi ancora un'altra. Rita, devi avere fiducia in me e nel futuro. Direi che si tratta di un grande avvenimento. Siamo stati invitati a uno dei loro concerti da camera privati. Però non da lui. No, non è stato lui. Che motivo aveva di farlo la moglie? Io credo che abbia qualche cosa da farci vedere. Carissima. Saranno due mesi buonasera. Almeno. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera signora. Buonasera. Buonasera, Santa, buonasera signora. Buonasera. 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 Buonasera a lei. Benvenuto. Davvero? Carissima, è un piacere averla di nuovo tra noi. Come va? Buonasera. I signori della polizia li hai invitati tu? Non avrei dovuto, forse. Signor ispettore, buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. La ringrazio molto dell'invito. La polizia ha un lavoro ingrato. Mi auguro che voi due almeno stasera riusciate a distrarvi un po'. Me lo auguro anch'io, signore. A più tardi. Buonasera, professore. Buonasera. Sono un po' sorpreso. Non sapeva che eravamo invitati? No, non lo sapevo. Ma mi fa piacere. Anzi, mi fa molto piacere. Venite. Scusi, chi sono queste persone? Ora vi presento. Professore. Mi perdoni, sì? Professore, mi permette una domanda. Cosa sentiremo oggi? Mia moglie dice che ci sarà Mozart, ma io le ho detto, non l'abbiamo ascoltato l'altra volta. Non saprei proprio dirle cosa ha scelto mia moglie. Perché non andiamo a chiederlo a lei? Scusatemi un momento. Guarda, Harry, hai davanti a te una società che sa certo come imporsi il rispetto delle regole. Ma noi cosa ci facciamo qui? Forse siamo stati convocati per ammirare il mondo che il professore ha abbandonato. E perché? Per quanto l'idea possa sembrare stravagante, forse per giustificare l'assassinio. È soltanto una supposizione, eh? Provveda che tutto sia in ordine, va bene.
Ah, eccola là. Quella è la madre del professor von Heiderf. L'eminenza grigia. Che direste di prendere ancora un caffè con noi? Grazie. Signora Waffler, faccia portare dell'altro caffè, per favore, nel salottino. Bene, dottoressa. Prego. Buonasera. Buonasera. Ecco i signori della polizia, mamma. Buonasera. È la prima volta che la polizia è invitata a una nostra festa. Mi auguro che la serata non vi abbia annoiati. Vede, signora, noi due facciamo un mestiere in cui è praticamente impossibile annoiarsi. Forse siete dei conoscitori della musica? Non quanto vorremmo. Questa da parte vostra è una gravissima lacuna. In casa nostra siamo tutti appassionati di musica. Naturalmente per musica io intendo solo quella degna di questo nome. Comunque anche su questo, oggigiorno le idee sono confuse. Eh sì, sembra che i vecchi criteri siano andati fuori uso e che se ne stiano creando dei nuovi. Voi che ne pensate? Sì, già, i criteri di giudizio cambiano, così come cambiano nel tempo gli usi e i costumi degli uomini. Questo sembra riferirsi a te, non è vero? Ma per noi i criteri di giudizio validi, quelli che ci condizionano, risalgono ai nostri antenati. È un'eredità. Hai niente da dire in contrario? Pantarei, mamma. Tutto scorre, tutto, tutto va verso il futuro. Questo è falso. Ed è anche pericoloso che si mettano in discussione tutti i principi. A cosa devono aggrapparsi gli uomini? Hanno bisogno di argini sicuri per la propria esistenza. Per me, abolirli equivarrebbe al caos. Creerebbe una gravissima confusione. Prego, signora Waffler, il caffè. È stata una bella arringa di difesa, vero? Già, c'è solo da chiedersi chi difendeva. Se stessa? Sì, me lo chiedo anch'io. Beviamoci una cosa. Pensi che la soluzione che cerchiamo sia in casa loro? Sì, ma sono perplesso, già. Harry, siamo di fronte a un grosso contrasto. Da una parte abbiamo questa Rita Hauff, la sua casa, la sua vita, e dall'altra abbiamo l'ambiente che ci hanno esibito stasera. Sì, certo, ma non credo che lo scontro di queste realtà debba essere mortale. Dopotutto sono sempre coesistite e per lo più pacificamente. Sì, questo è giusto, ma come ha detto la vecchia signora, gli uomini a cui si distruggono gli argini della propria esistenza piombano nel caos. A uno di loro questo è successo. Non ci sono dubbi. Prosit. Ah, buongiorno. Rita non è in casa. L'ho appena vista al supermercato. Ah, grazie. Se vuole, lei può aspettarla da me. Sì, grazie. Prego.
Rita starà per tornare, il suo carrello era già quasi pieno. Del resto di situazioni così parla anche la Bibbia. Non fecero semina né mietitura, ma il Padre Celeste provvide per loro. Il Padre Celeste, un professore. Prego. Grazie. Si accomodi pure, la prego. Mm-hmm. Qui o... Là. Sì. Forse lei gradirebbe qualcosa da bere. No, grazie. Prego. Già. Eh sì. Quando c'è l'amore di mezzo, non è vero? Eh sì. Quando c'è l'amore... In realtà lo cercano tutti. Un uomo giovane naturalmente lo cerca con più foga di un vecchio, ma l'età non ti difende dalle follie. Io ho conosciuto da poco una certa signora e... E ora vorrebbe sposarla. Forse. Chi lo sa? Salve. Lei? Sì, io. Vorrei parlare col professore. È in cerca di un appartamento. Sa dove potrei trovarlo? Probabilmente in un'agenzia. Cerca un appartamento per lei? Non so proprio perché lo faccia. Volete vivere insieme? Non so cosa abbia in mente lui. Io vorrei farle una domanda. Lei è innamorata del professore? Non capisco. Cosa significa questa domanda? Lei forse non vuole rispondere. Io non so cosa si intende per amore. Che significa? Vede, questa è una domanda che detesto. Una parola che non mi dice niente. E a lei? Qualche volta sì. Un appartamento vuoto? Già. L'ho appena preso in affitto ed ora dobbiamo solo arredarlo. Vivremo qui. Ho capito. Allora ha deciso di separarsi per sempre dalla sua famiglia? Sì. Ormai ho deciso. Perché voleva parlarmi? Glielo dico sinceramente, professore. Ogni volta che rifletto su questo caso, i miei pensieri, le mie ipotesi vanno automaticamente verso di lei e verso la sua famiglia. La mia famiglia l'ha conosciuta. Certo. E a questo punto... Vede, sto esaminando la sua relazione con questa ragazza. E questo esame è davvero necessario? Sì. Le ho già detto dove e come ci siamo conosciuti, mi sembra. Io l'accompagnai a casa quel giorno. È stato davvero gentile. Sa che all'Oktoberfest conosco sempre qualcuno. Ah, sì? Ogni volta sono curiosa di sapere chi sarà. Ma devo essere sincera. Uno così simpatico non l'ho mai incontrato. Lei è veramente eccezionale. E si merita un premio. E anche un'altra cosa. Cosa? Il palloncino. Oh... Perché le ricordi che la leggerezza può essere anche una virtù. E il cuore. Prenda anche questo. Prenda anche il cuore. Quella ragazza mi aveva fatto una grande impressione. Non capivo cosa mi stesse succedendo. E così decisi di andare a trovarla. Salve. Mi disse salve e mi fece entrare. Prego. Grazie. Mi mostrò la casa con molta naturalezza. Questo è il soggiorno. E poi mi chiese perché è venuto. Perché? Quelli che incontro all'Oktoberfest non si rivedono più. Voleva sapere perché ero andato a trovarla. È un disastro. Le dissi che non lo sapevo, che non riuscivo a capirlo. Io so perché è venuto. Beh, può averlo. Piace molto anche a me. E così cominciò la nostra conoscenza. Non so più andare in bicicletta. Amicizia. Non sai andare, tutti lo sanno fare. Ma sono 20 anni. Facevamo delle gite. Ti riabituerai. Già, è una parola. E io mi sentivo diverso. Vieni. Un'altra persona, completamente nuova. Coraggio! Mi ero come liberato.
Non so come altro dirlo, liberato. Mi rendevo conto che il suo stile di vita era completamente diverso dal mio. Ma quello che mi colpiva di più, che mi sconcertava, era che le vere differenze tra noi non erano d'età, ma erano nel modo di pensare, di agire, insomma, di vivere. E questo improvvisamente mi affascinava. Mi affascinava. Sì, non c'è altra definizione. E tutto questo la porta a delle decisioni. Lei vuole separarsi dalla sua famiglia. Se sia bene o male, non sta a me dirlo. Però può darsi che ciò che sta alla base di questa sua decisione sia in qualche modo collegato al delitto. Io non so più che cosa pensare. Ma quale veleno è stato usato, secondo le analisi? È un agente protettivo per piante da giardino. Se è l'E605 l'abbiamo in casa. Il giardiniere lo usa. Non è difficile impadronirsene. È nel capanno degli attrezzi. Bene in vista. Professore, c'è tanta gente che deve curare un giardino e che usa l'E605 senza metterlo nei cioccolatini. Oppure ha dei sospetti precisi. Gliel'ho già detto. Non so più che cosa devo pensare. È che niente è impossibile. Sì, mi dica. Buongiorno. C'è la signora von Heiderfeld? No. E l'altra signora? No, neanche lei. Bene, vorrei parlarle, signora Waffler. A me? Beh, s'accomodi. È da molto in questa casa? Sì. E da quanto tempo? 20 anni. Oh, si potrebbe dire che lei faccia parte della famiglia ormai. Sì. Bene, allora si renderà conto che la tranquillità di questa famiglia sta correndo un pericolo piuttosto grave. Sì. Lei sa che il professor von Heiderfeld ha un'amicizia con una certa signorina? Un'amicizia? Già, si dice così oggi. Quella non si può chiamare un'amicizia. No? E come la chiamerebbe? Non è mio compito dare certe definizioni. Ma lei è al corrente di cosa se ne pensa in questa casa? Sì. Questa relazione viene considerata, sconveniente. Inammissibile. Mi scusi. Non si preoccupi. Il professor von Heiderfeld è... Io penso che nell'ambiente scientifico abbia un gran nome. Sì, senz'altro. È una celebrità. E anche la dottoressa von Heiderfeld lo è. Sì, nella società che conta hanno proprio un gran nome. E ricoprono funzioni importanti. Dovrebbe guardare il libro degli ospiti. Le firme che si trovano lì dentro. Non ce n'è una che non abbia i suoi titoli e le sue onorificenze. Quella sì che è una società che fa onore al genere umano. Sono curiosa di vederlo, questo libro. Glielo porto subito. Grazie. Questa casa per molti è un punto di riferimento. Uno di quei posti che stanno diventando rarissimi. Chiunque venga invitato qui può considerare questo un vero onore, come un riconoscimento. Sì, capisco. Che cosa capisci? Che Rita Hauff non c'entra niente con queste cose. No. Il professore ha commesso un errore gravissimo. E questa è l'opinione che circola qui in casa? Sì. Abbiamo visite. Buongiorno. 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 Che cosa sta facendo, signora Waffler? Stavo mostrando il libro degli ospiti al signore. Di cosa avete parlato? Dei nostri ospiti? Sì, la signora Waffler mi spiegava come questa casa sia un punto di riferimento per l'alta società e per coloro che vi vengono invitati.
Vorremmo essere lasciati soli, signora Waffler. Certo. A proposito di che cosa? Avete parlato di questo? Oh, ecco, siamo arrivati a parlarne a proposito dello strano rapporto di suo marito con Rita Hauff. Già, uno strano rapporto, è vero. Tu come lo definiresti? Una cosa impossibile. Uno scandalo. Mio figlio con una persona di quel tipo. Ma tutto questo è doloroso. Molto doloroso per noi. Era venuto da noi solo per parlare di questo? No, di questo si è parlato abbastanza. Avete un giardiniere, è vero? Il signor Wildroth. Abbiamo parlato con Wildroth. Sì? E di cosa, ispettore? Della possibilità che in giardino si usi l'E605. Ne abbiamo anche noi in giardino? Si trova in tutti i giardini. Sì, signora, non in tutti i giardini, ma in molti. Prego, le dispiacerebbe venire con me. Questa porta rimane sempre aperta? Sì, comunque la chiave è sempre qui sopra. Scusi, dottoressa, sa dove tiene l'E605 il giardiniere? No, veramente no. Lo so io. Là, in quel cartone. È una polvere. Prima bisogna scioglierla nell'acqua. E dopo la si spruzza. Una volta il signor Wildroth me l'ha spiegato. E io... Lei sta cercando l'assassino di quello sfortunato ragazzo. Fra di noi. E io ho detto, sì, l'assassino va cercato qui. Qui c'è un movente e qui c'è l'E605. Sì, d'accordo, ma è difficile immaginare che quella signora... Harry... So cosa pensi, ma riflettici un po'. Una di loro sarebbe dovuta andare in quella casa, salire quelle scale, e poi avrebbe dovuto sapere che la porta era aperta e che in casa non si trovava nessuno. Questo mi pare un po' troppo rischioso. Hai ragione. È rischioso. Cioè, era rischioso. Ma perché no? Perché non trovarlo, questo coraggio, se si vuole uccidere? Aspetta un momento. Sono stato a casa del vicino, di quel Martin. Tra l'altro mi ha raccontato che avrebbe intenzione di sposarsi tra non molto. Ti ripeto le sue parole. Una signora che ho appena conosciuto. Non scordate la cassa, per favore. Ah, è lei. Già, allora è deciso, la signorina Hauff cambia casa. Sì. E si porta dietro tutto, mobili compresi. Non c'è verso che se ne separi. I suoi gusti in fatto di arredamento non coincidono coi miei, ma bisogna capirla. Mm-hmm. Voleva parlare con noi? No, col vicino. Del nostro caso? Sì, del nostro caso, sì. Mm. E mi può dire se ci sono nuovi elementi? Può darsi. E non può dirmi altro? No. Sembra che non sia in casa. Se volete aspettarlo, accomodatevi. Rita, c'è di nuovo la polizia. Ma non vogliono noi, vogliono il vicino. E cosa vogliono da lui? No. Signorina Hauff, riesce a ricordare se il signor Martin, il suo vicino, le ha mai parlato di una certa conoscenza che ha fatto solo recentemente? Sì. Ha conosciuto una signora, non so dove, durante una passeggiata. Una signora di una certa età? Sì. Cosa? Una signora di una certa età? Sì. Ecco, è arrivato. Bussa sempre sul muro quando arriva. Molte grazie. E cosa c'entra col vostro caso? Sì, ho conosciuto una signora, ci vedevamo, ci davamo appuntamento, ma poi non è più venuta. Di solito andavamo a passeggio, ma da qualche giorno non si fa più vedere. A dire la verità, sono in pensiero per lei. La sua amica è venuta qui? Sì. In questo appartamento? Sì, certo. Voleva vedere la casa, la interessava molto. Quante volte è venuta?
una volta. Le ha chiesto mai niente dei suoi vicini? Sì, l'ha molto divertita il fatto che io bussassi alla loro parete. È possibile che sia venuta a sapere che l'appartamento vicino non era mai chiuso a chiave? È così importante? Non glielo so dire. Non è escluso che io gliene abbia parlato. Ma cosa vuol dire tutto questo? Venga, signor Martin, facciamo un giro. No, non credo. Non può abitare in una casa come questa. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Prego, signor Martin. Eccoli. Hanno scoperto la verità. Cosa fa lei qui? Dovevo restare a guardare mentre quella ragazza distruggeva tutto. La famiglia distrutta. La reputazione distrutta. Potevo stare a guardare. Senza muovere un dito. Mentre tutto andava in rovina. Non avrei potuto agire in altro modo. Soltanto in seguito ci ha confessato quello che aveva fatto. Continuava sempre a chiedere una cosa. Non pensate che avessi ragione di farlo. Per favore, ripeteva, avevo o non avevo ragione di farlo? Poche persone, dottoressa, trovano l'equilibrio in se stesse. Molte lo cercano altrove e finiscono per non trovarlo. Lo cercano in altri esseri umani. La signora Waffler lo cercava in suo marito e nel mondo che lui rappresentava ai suoi occhi e che vedeva messo in gioco da Rita Hauff con le sue origini diverse. I motivi, i moventi che conducono al delitto sono assai spesso banali, incredibilmente banali.